intanto grazie a voi tutti per essere qui, speriamo di vedervi spesso anche in futuro. Scusateci per il ritardo dovuto al traffico di Roma, al quale è anche un incidente. Risolveremo quel traffico al quale io penso che i liberali, quando andranno in Consiglio Comunale, cercheranno di mettere rimedio nei limiti del possibile. So che è una missione impossibile, però. Allora, io desidero dare il benvenuto Ilona Staller nelle file del Partito Liberale Italiano. Il Partito Liberale ha una grande tradizione in termini di battaglie per la giustizia giusta, per un'economia che sia di crescita e non di depressione come quella attuale, per evitare l'impoverimento della società italiana che si sta verificando in questo periodo in termini esponenziali, e anche sul tema dei diritti. E su questo tema abbiamo incontrato la disponibilità di Ilona, che ha condotto lunghe battaglie in passato in questi termini, e le due strade si sono incontrate e si stanno incontrando in questa sede, in questa occasione. Ovviamente è soltanto l'inizio di un percorso, non è la conclusione. E questo percorso passerà attraverso le elezioni amministrative della città di Roma, e immaginiamo che andrà anche oltre. E quindi io credo di poter concludere qui, se non soltanto aggiungendo che in questo momento Ilona, sottoscrivendo questa scheda, sottoscrivendo questa scheda, telefono via. Abbassare un po', ragazzi, grazie, di nuovo due volte per ragioni di privacy. Si iscrive al Partito Liberale Italiano. È leggibile, sì. E le consegno la tessera. Davanti, grazie. Spostatela un po' per la destra, che è un po' preciso, ma anche qui, grazie. Su cui retro ci sono i padri fondatori del Partito Liberale Italiano. Rigira di nuovo, per favore, c'è la... Sì, grazie. La tiene? Mentre il segretario del partito consegnerà a Ilona. E io devo fare una cosa più delicata, perché gliela devo puntare nel vediamo di il simboletto. Magari. Facciamo la tutta in fila. Ecco qua. Bene. E io credo che a questo punto, almeno per tanto, e così come avevo promesso, sono stato brevissimo. E credo che possa vorrei ora di nuovo sopra, più su la destra, grazie. Okay, grazie. Qua, grazie. Vorrei che dicesse qualche parola Edoardo De Blasio, perché Edoardo che in questo momento si sta occupando di predisporre la lista per le elezioni amministrative di Roma,
ha avuto un ruolo importante anche in questa vicenda, come un ruolo importante l'hanno avuto tutti i giovani liberali, a cominciare dal segretario nazionale della Gioventù Liberale Paolo Bianchi, dal vice segretario Enrico Giancaterina, che non vedo, ma insomma che si sono fatti anche promotori di questo incontro, che dimostrano come il Partito Liberale possa veramente essere un partito in qualche maniera agile, come secondo Dio dimostriamo, e anche un partito di giovani che guardano verso il futuro. Grazie. Grazie a voi, innanzitutto benvenuti, diceva poc'anzi il Presidente del Partito e il Segretario. Cercheremo adesso di fare questa bella e importante battaglia liberale per quanto riguarda il Campidoglio, per cercare di, attraverso anche il grandissimo aiuto di Lona, parlo da antiproibizionista da sempre, di portare non soltanto vita a questa città, cosa che non è stata tralasciata negli ultimi 20 anni da molti personaggi della politica che hanno rovinato un po' questa nostra amata Roma, e cercheremo di portare avanti sempre anche delle battaglie di ideologia anche in merito ai diritti civili, che anche a livello comunale possono essere il nostro interesse e la nostra città. Per cui un programma politico che sarà presto distribuito e anche online, che si occuperà di cose che effettivamente per noi liberali sono fisiologiche, per cui l'abbassamento delle tasse nella città di Roma, fino ad arrivare anche ai diritti civili, che saranno l'espressione di alcuni punti tematici che potrà anche in questo momento raccontarvi il nostro segretario nazionale Stefano Luca. Ilona, vuoi dire due parole tu, perché tutti attendono. Io mi sono scritto due righe, che così è più semplice per non dimenticare alcune cose. Innanzitutto sono molto felicissima di farne parte di questo partito meraviglioso, che è, diciamo, è un bellissimo sposalizio, tra virgolette, ovviamente, e, tra le ideologie loro e ideologie mie, perché tutto sommato io la politica io faccio ormai all'incirca da 30 anni, per cui ne sono molto felice farne parte, perché come ha detto anche la mia collega, se si può dire, è antiproibizionista ormai una vita, però magari leggo alcune cose che se non mi dimentico. Allora, sono lieto che lo storico Partito Liberale Italiano mi abbia proposto di candidarmi nelle liste liberali e repubblicane. Vista le imminenti elezioni comunali di Roma il 26-27 maggio, è una proposta che ormai ho caldeggiato, insomma, da un po' di tempo, e, visto sulla politica italiana, con un programma liberale, libertario e ambientalista. E, vado un po' oltre, insomma, cicciolina laica, e dove cerchiamo anche delle adesioni. Chi meglio dunque dei liberali, soprattutto dei repubblicani, nei quali io stesso militai in tempo non sospetti, portai avanti questa nuova sfida. Il progetto in sé racchiude la necessità di valorizzare una storia politica dimenticata, ovvero quella dei diritti civili, e in particolare dei diritti civili ormai portato avanti negli anni, vi ricordate, l'87-93, attraverso il Partito Radicale, e successivamente ripresi adesso con liberali e repubblicani. In alternativa il bigottismo cattocomunista e clero fascista. Insomma, io sono una persona che faccio politica ormai da tantissimi anni, e mi sono reso conto che tutto sommato è perché il partito giusto, più giusto, che e ci credo profondamente. Il stesso Beppe Grillo oggi in sostanza non fa altro che dire le stesse cose che lo dissi nel 1989. Vi ricordo anche che Beppe Grillo qualche tempo indietro ha messo sul Google un mio discorso fatto all'interno del Parlamento
il primo discorso di Ilona Staller, dice, parla Ilona Staller, non Beppe Grillo ovviamente, con la voce diciamo maschile, però era veramente il mio discorso, ho anticipato i tempi, praticamente dice, con la differenza che mentre Beppe Grillo diciamo più di tanto non si vede tranne attraverso il blog eccetera, io invece mi mettevo direttamente la mia faccia, insomma ero 5 anni al Parlamento italiano e finisco. Nel biennio di Tangentopoli, peraltro, io ci fu l'esempio del Partito dell'Amore che avevo fondato in un primo tempo e poi successivamente avevo passato a Moana Pozzi, dove era un programma la lotta alla corruzione e per una città ecosostenibile e libertaria, una vera e propria rivoluzione libertaria alle amministrative romane del 1993. Ecco, comunque dunque, ritornare sulla scena politica, mi ritengo una donna coraggiosa, libera di idee, con un programma di lotta ai sprechi nella pubblica amministrazione ed oppressione fiscale e soprattutto a garanzia dei diritti delle coppie omosessuali, dei detenuti e delle donne oppresse sotto ogni punto di vista tematiche, quali la legalizzazione anche delle non droghe, dalla costituzione dei parchi dell'amore che sono una vita, glielo dico, avevo fatto anche delle proposte di legge che sta all'interno del Parlamento, in parte scaffale, depositata, e dalla tutela dell'ambiente e io sono sempre stata animalista, per cui sono contro la vivisezione. E sono per gli animali, sono da sempre parte della nostra storia, della storia insomma di una stella di Cicciolina. E ecco, io sono molto felice, io ho anche degli amici con cui ho iniziato questa bellissima, non dico avventura se non è una cosa diversa che la parola, e Luca Bagatin, Andrea Ladillo, che mi hanno sostenuto, che sono degli amici. Luca Bagatin è un blogger molto in gamba, è scrittore, e Ladillo con me già è stato in un altro partito, insomma un attivista di politica, insomma. Per il resto sono molto felice, veramente sono felicissima, non so se si vede in faccia che sono felice, sono felicissima, fanno parte della vostra famiglia, okay. Quindi la nostra famiglia. Grazie. Stefano, vuoi concludere tu e poi siamo. Sì, no, io concludo perché voglio darti, benvenuto te l'ha dato il presidente, voglio darti invece un bel ritrovata. Grazie. Perché poco fa aspettavamo la radio mi ha intervistato, cioè voi guarda, io Cicona non la vedo da 20 anni, siamo stati 5 anni colleghi nello stesso Parlamento, forse non ci siamo neanche mai parlati. Beh, particolarmente ci saremo visti qualche volta, sì, ma no, poi avevamo i banchi vicino perché i radicali liberali erano vicini, quindi, però insomma da allora non l'ho più vista e la sto rivedendo ora. Io vorrei spiegare, perché è giusto che si sappia, come è avvenuto tutto questo. Ha visto il programma sui diritti civili del Partito Liberale e ha detto mi piace, vorrei aderire. Io sono il segretario del partito, la sto incontrando in questo momento, per favore registratelo, perché tutti quelli parrucconi che pensano che chissà quale operazione di marketing il Partito Liberale ha fatto, no, il Partito Liberale finalmente c'è qualcuno che si è accorto delle sue idee, per esempio se ne accorgessero gli imprenditori nel campo economico, piccoli e medi, forse farebbero pure bene invece di seguire quei partiti idioti che inseguono, vai a fare loro, penso così è, quindi ben ritrovata, e ci tenevo a dire che noi fino a 10 minuti fa non ci eravamo parlati. La seconda cosa che vorrei dire è che questo incontro è sul terreno di alcune cose concrete. Una città ecosostenibile, diceva, ma come si fa? Come si fa la più bella città del mondo? Perché non ce n'è nessuna, non che possa superare Roma, che possa concorrere, che è diventata questa cosa che è terribile. Beh, io
sono anni che dico, ma si può permettere i cortei, anche alcune volte violenti, nella più grande area museale a cielo aperto, però piano, dovrebbe consentire le manifestazioni solo in alcuni posti. Ecco dove diventa complesso. Però sul punto dei diritti civili io vorrei dire quattro punti sui quali con Ilona ci batteremo. Primo punto, il sindaco è la più importante autorità sanitaria della città. Deve riappropriarsi di questo potere che non esercita. Come? Facendo il sindaco il garante dei diritti del malato e del disabile. Allora, noi vogliamo che a Roma ci sia un ufficio dove tutti coloro i quali hanno qualcosa da chiedere o da lamentarsi, malati o disabili, possano rivolgersi. E soprattutto vogliamo che il sindaco eserciti il suo controllo sulle ASL e sulle strutture sanitarie cittadine. Deve, il primo controllo deve essere quello sulle prenotazioni per le visite e per gli interventi. Voi sapete quali sono gli scandali attorno a questo, dei primari che allungano la lista in maniera tale da spingere i malati ad andare nelle strutture private. Questo è l'impegno civile di questa. Adesso io voglio essere velocissimo. Un altro punto che lei sente molto e noi sentiamo molto, io sono stato 20 anni parlamentare, ho passato 20 Natali al carcere e questa è una cosa che ci accomuna. Allora, il sindaco ogni anno andavo lì, almeno con le persone che soffrono, io ho detto il giorno di Natale, la festa più grande bisogna stare con chi soffre. Allora, i malati dell'ospedale hanno i parenti, i detenuti non hanno nessuno, solo i parlamentari. Io ho passato 20 Natali e poi non lo posso fare più perché non sono più parlamentare. Bene, il sindaco ha un'autorità nei confronti delle carceri, le condizioni di umanità del trattamento della vita carceraria deve essere un compito tra i primari del sindaco di Roma. Esattamente quello che ha fatto il sindaco uscente e spero non ritornante. Secondo di fatto, beh, certo, noi non possiamo fare leggi a Roma, però intanto facciamo come in tante città, istituiamo un registro, avviamo un qualche cosa che sia un salto verso la modernità e un inizio di legittimazione. E poi il problema della Costituzione, che è molto delicato, perché noi vediamo, al contrario di come anche qualche vostro collega ha rappresentato, la Costituzione è per noi un problema drammatico sotto il profilo della schiavitù. Ci sono ancora in una società del XXI secolo le schiave. Allora il sindaco non può fare di mandare nelle strade di Roma i vigili urbani per tagliare questo rapporto perverso che c'è tra gli sfruttatori e queste povere schiave, farle diventare persone come le altre. Naturalmente noi non possiamo fare tanto di più perché ci vorrà una norma di legge poi per cambiare. Io sono stato molti anni fa relatore della modifica della Merlin, tanti anni fa che magari mi sono dimenticato perché poi ogni tanto di queste cose se ne va. Riconosce a ognuno il diritto con il proprio corpo, dal naso, a tutto il resto, compresa la propria vita, di fare quello che vuole, perché questa è la libertà. E allora concludo dicendovi, queste sono più o meno le cose principali su cui il Comune si può occupare. E noi naturalmente poi il nostro programma sui diritti civili è più ampio. Mi piace concludere dicendo, questa è l'immagine del Partito Liberale, che non è un partito di parconi, che non è, come molti ritengono, un partito conservatore. A noi conservatori fanno schifo, perché siamo riformatori, vogliamo il cambiamento, la modernità. Per carità, in alcune cose siamo anche molto conservatori. In alcune cose, per esempio il valore della nazione, della patria, della Costituzione, della, non della legalità,
del primato della legge, che la legalità qualche volta in Italia viene interpretata in un'altra cosa. Noi siamo molto conservatori in alcune cose, in altre siamo assolutamente progressisti. Questa divisione dell'Italia o della politica italiana in destra e a sinistra è falsa. I liberali sono stati tutti a sinistra in certe epoche parlamentari, poi a destra, poi quando eravamo insieme eravamo al centro, eravamo al centro. Oggi i liberali sono, ma non c'entra niente, destra e sinistra è una collocazione parlamentare secondo, come dire, la geografia politica del tempo. Il problema della gente è sia di destra, sia di sinistra, sia di centro. La gente deve avere soprattutto delle idee. I partiti con questi nomi florovivaistici o personali non rappresentano niente. I partiti devono avere un cognome. I cognomi sono liberale, socialista, comunista, fascista, democristiano. Noi abbiamo voluto mantenere il nostro cognome per il ceppo di idee di riferimento. Milone ha sempre praticato queste idee, che sia benvenuto, e ho il piacere di dirvi che questo è il simbolo col quale il Partito Liberale conta di presentarsi alle elezioni con un giovane candidato sindaco, Edoardo De Blasio. Naturalmente, siccome ci sono ancora alcuni giorni di tempo, siamo disponibili anche a ragionare con coalizioni più ampie, anche chiedendo, se sarà il caso, a Edoardo di fare un passo indietro, se potessimo come dire, inserire questo nostro straordinario progetto in una coalizione più grande, altrimenti questo è, e io credo che questo a Roma rappresenterà una grande novità, altro che il grillismo vuoto, senza idee, con questo gregge di poveretti che non possono dire quello che pensano perché glielo devono comunicare via computer i capi. Vabbè, noi siamo per fare una rottura con questa società attraverso un progetto politico nuovo che faccia respirare, che restituisca una libertà che pezzettino a pezzettino ogni giorno ci viene rubata. Grazie. Allora, se ci sono domande, vi chiedo di annunciare il nome e testata per le registrazioni. Ripeto, i fotografi che hanno fatto, se vogliono, possono uscire. No. No, incoraggiamo chi vuole fare qualche domanda, perché mi pare che c'è un po' di timidezza. Chi rompe il ghiaccio? Ecco. Chi rompe? Savarese, agenzia di Amenuso. Come dicevate un po' anche voi sul discorso proprio del programma, molte cose diverse, alcune non si possono fare al Comune di Roma, no? Per una legge nazionale, eccetera. Quindi volevo capire, insomma, presentare un programma che poi non si può fare è almeno diciamo bizzarro, no? Parlo dei parchi, anche della legalizzazione delle droghe, eccetera, no? Lo dicevate anche voi nei vostri interventi. Scusa, non ho capito bene perché non è arrivato. Diverse cose del programma che avete anche non ha annunciato, eccetera, a livello comunale non si possono fare. No, si possono fare, se ne può fare un segmento, certo. Quindi non possiamo fare la liberalizzazione delle droghe leggere, questa è evidente. Esatto, anche i parchi dell'amore penso che non si può. Quindi questi cavalli, diciamo così, cavalli di battaglia sono un po', partono un po'. Per esempio il registro delle unioni civili. Sì, però parlavo infatti delle altre. Per esempio l'ufficio per la tutela dei diritti del malato e del disabile si può fare. Per esempio il controllo sulla prostituzione per renderla, come dire, più dignitosa, la riqualificazione sottratta e la riqualificazione anche di alcune zone, perché c'è un aspetto estetico. E credo che tutti siamo d'accordo che un certo tipo di prostituzione può anche dare fastidio. E allora, controlliamola e facciamo in modo che sia... Io avevo fatto una proposta di legge presente al Parlamento, abrogazione della legge Merlin, dove io avevo proposto dell'autogestione delle stesse prostitute, quindi che non ci siano sulla strada, oltretutto che ci possa essere questa
bella cosa che anche loro possano pagare le tasse, perché anche loro hanno voglia di pagare le tasse, e lo Stato italiano avrebbe anche un grandissimo introito attraverso la tassa. In Germania questo è il disegno di legge presentato da Ilona il 19 febbraio del 1991, e sulla stessa linea il Partito Liberale nella scorsa legislatura, ora non ha parlamentato, ha presentato una proposta di legge identica. Quindi, come vedete, le affinità politiche sono oggettive. Le prostitute hanno anche la facoltà, avendo una volta che costituiscono, diciamo, questo gruppo di gente che stanno insieme, non solo possono pagare le tasse, ma vengono controllati, quindi possono andare dal dottore, insomma, stanno meglio, anche gli stessi clienti, insomma, possono sapere che le prostitute sono sane, pesci, insomma. No, poi questa è una cosa importante, e oltretutto eliminiamo la malavita, perché è la malavita che gestiscono gran parte anche le prostitute. Ci sono moltissima gente malavitosa che costringono anche i ragazzi che non vogliono fare le prostitute di stare sulla strada, prendono anche un sacco di botte e li tolgono anche i soldi. Insomma, ci sono un sacco di tutte cose per cui le prostitute è giusto che non siano sulla strada. E per un altro motivo anche, perché i bambini chiedono, perché chi sono queste signore scosciate sulla salaria, che vediamo, sono tutte culo per aria, insomma, stanno messi a quasi nudo, e non è per un fatto di libertismo, perché sicuramente anche i bambini ormai sono cresciuti e lo sanno chi sono, però va bene che siano... che ci sia questa autogestione, diciamo. Io ho fatto questa proposta di legge, grazie che me l'hai portato, è stato depositato al Parlamento, e non mi ricordo chi altro che ha fatto un simile. L'abbiamo presentata, e adesso all'ultima legislatura l'abbiamo fatta presentare al Senato, al senatore Russo, della parte del Moreno Russo, della faccia bene. Ah, bene. È praticamente identica, e ne avevamo già l'avevamo predisposta anche con una consultazione ante litteram via web con i nostri iscritti e i nostri simpatizzanti che hanno fatto arrivare a una... per un'altra domanda. Sì. Avevo visto una mano, però chi era? Faccio io, sono Carmelo Piccione della Piena Chiamos. Solo una precisazione, se ho capito bene, il signor Edoardo De Blasio quindi si presenterà alla poltrona di sindaco, mentre invece la signora capolista, oppure semplicemente... Noi, nostra tradizione, siamo contrari ai capolista, siamo tutti uguali. E per noi è un rispetto della libertà andare seguire l'alfabeto, l'ordine alfabetico, perché nessuno è meglio degli altri, tanto da caratterizzare una lista. Siamo tutti uguali, questo è un segno di differenza, per carità. Siamo sempre stati così. Anche perché, guardate, io posso dire una cosa un po' fuori sopra le righe. Questo salto verso il futuro per noi è come rilanciare idee di sempre, forse per l'una è mettersi dietro le sale e diventare un protagonista del futuro. Io faccio ormai da anni comunque la politica, non ho mai abbandonata, anche avendo fatto dei spettacoli, ho sempre portato sulla libertà sessuale, animalista, e mi ricordo che parlai all'interno del Parlamento davanti al Nideiotti, se vi ricordate, parlavo sulla violenza, sulle donne, contro la violenza, insomma, non per niente Nideiotti, me lo ricordo che si dimenticò mentre parlai, si dimenticò aperto il microfono, e si sentiva la sua voce, dice, ha parlato bene onorevole Staller, mi è piaciuto molto perché è rimasto proprio a voce aperta, a microfono aperto, questo suo, e mi ha applaudito. Poi un'altra volta mi ricordo che feci un discorso, perché ho fatto anche dei decreti, e voi non lo sapete, ho fatto dei decreti, insomma, e ho parlato davanti all'Andreotti anche da quello che era un venerdì, e venerdì generalmente c'è pochissima gente, noi lo sappiamo. Infatti forse non c'è. Lunedì non c'è un'anima, ma martedì incominciano ad arrivare e venerdì già si stanno partendo tutti, ognuno per un posto diverso, insomma.
E io dico una cosa, che secondo me il nostro partito deve solo riportare avanti, come abbiamo detto, i diritti civili e tutto ciò perché la gente possa stare bene. E ecco, possiamo anche chiedere, anche attraverso il web o comunque le riunioni o comunque per strada, andremo a raccogliere le firme insieme anche a Soraya Rosselli, che è una mia carissima amica che sta sulla lista, e con l'Adillo e con il Bagatini e gli altri, insomma anche tu, spero. La settimana prossima, la settimana prossima andiamo a raccogliere le firme, ci divertiremo un mondo, e ovviamente noi avremo la nostra, sicuramente stamperemo delle piccole locandine dove punto per punto diciamo il perché devono, cioè, gli slogan, i slogan nostra, esatto, certo. Giusto, sbaglio? Bene. Altre domande? Sì, quindi Marco Bova, voto libero a tutti. Ora per la scuola standard, ha seguito questa campagna elettorale, che cosa ne pensa degli altri candidati? Mentre un'altra per voi, avete parlato di possibili alleanze, qual è, diciamo, il candidato con cui siete più aperti ad un dialogo? Posso rispondere io, che nella prima sì, avendo questa funzione. Insomma, i liberali non sono pregiudizialmente contro nessuno, perché nella nostra cultura essere per, certo, stare dalla parte del sindaco che abbiamo avuto in questi anni è un po' difficile, qualcuno di noi soffre di orticaria e potrebbe diventare psoriasi. Un candidato che prospettasse un programma di cambiamento e che quindi con quale fare una coalizione larga mi piacerebbe, però è un programma fortemente riformatore. Siccome alcuni candidati ancora freschi di designazione non hanno detto i loro programmi, possiamo ancora aprire un'interlocuzione, fermo restando che intanto noi abbiamo già deciso il nostro cammino. Scusa. E tu mi hai mai domandato, scusa? Se ha seguito la campagna elettorale, cosa ne pensa degli altri candidati? Ma di campagna elettorale? Il sindaco di Roma, deve iniziare. Ah, sì, sì, io ho seguito, sì, sì. Ce ne sarebbe tante cose da dire, per il momento io dico che molte cose non funzionano a Roma, innanzitutto io, per esempio, io abito sulla Cassia. Ogni qualvolta che io torno a casa mia e parlo anche di tutta la gente della zona Cassia, e a parte i buchi per strada, a parte che uno si casca dentro con un motorino, i nostri figli stessi si stramazzano, e mancano i lampioni, ci sono dei punti strategici, per esempio, che non ci stanno nemmeno i semafori, dove regolarmente si sbattono le macchine. Insomma, io dico una cosa, se un sindaco diventa un sindaco e promette alla gente che io farò questo, farò questo, farò, e promette che mantiene la sua promessa, deve mantenere, insomma, non può dire io ho fatto quello che ho potuto fare. Bisognerebbe incominciare a pensare di meno, perché purtroppo in Italia lo sappiamo che c'è un, adesso lasciamo stare del sindaco, c'è una grandissima corruzione, c'è una ruba ruba, moltissimi soldi, milioni di euro sono finiti all'estero. Mi domando una cosa, non è che vogliamo arrivarci al livello della Grecia, anche se stiamo già arrivando, insomma, a livello di Grecia, dobbiamo migliorarci anche noi, perché essendo noi, io dico tutte le persone che comunque dicono che siamo al Parlamento e portiamo avanti l'interesse della gente, allora incominciassero a guadagnare di meno, incominciassero a veramente realmente pensare alle esigenze della gente. I disabili stanno chiudendo degli ospedali, ma dico io, l'altro giorno è morto, l'ennesima morto, persona morta che hanno portato a pronto soccorso e per 12 ore che era lì si è stramazzato, è morto sul letto. E non è la prima volta. Non è gli ospedali che dobbiamo chiudere, ma non dobbiamo anche, come è stata una storia milanese, dove praticamente anche lì sono stati, invece di aiutare la gente, i malati, vengono esportati i soldi o vanno a ruba ruba, insomma, adesso non andiamo, ci sarebbe tante cose da parlarne. Ecco, il sindaco che promette e deve fare, perché ogni promessa vale, insomma, la gente ha bisogno delle persone sinceri, ma sinceri. La gente ha bisogno che viene tutelato, che dice
io ho un sindaco e una persona che mi vuol bene, lo so che mi posso sicuramente appoggiare, così anche vale per i politici, così vale per tutti questi nuovi anche che sono arrivati al Parlamento, che invece di nascondersi e fare tutto grillismo, datevi una mossa, su. Siamo lì che ancora non sappiamo di quello che succederà, è sinistra, destra, centro. La gente vuole, la gente esige che ci sia un governo. Non ci abbiamo il governo, sono passati 45 giorni. Ci deridono all'estero, è brutta cosa, non solo ci deridono. I giovani non hanno lavoro, sono senza lavoro. La gente che vive con 500 euro al mese. E stanno chiudendo i negozi, le nostre fabbriche hanno dei casini, insomma questa è una storia tipo il gatto che morde la coda, non ci sono, i soldi non circolano, al momento stesso che non circolano, e che succede in Italia? Che facciamo? Andiamo a fare bancarotta? Altre? Andiamo avanti. Agenzia Vista. Senta, si parla anche dell'elezione del Presidente della Repubblica e c'è questa idea di fare un Presidente donna, ecco, lei come la trova? Cicciolina col Presidente? sto scherzando, è un scherzo mio, anche se non mi, magari in una banca, chissà, ma io lo vedrei molto bene, io veramente avevo optato per Marco Pannella, io lo voglio tanto bene Marco Pannella, un grande amicone, però io lo vedrei bene Bonino. Come? Vedrebbe bene al Bonino. Andiamo avanti. Perché è sbagliato? No, non c'era sentito. Ah. Io vedrei molto bene un presidente donna. Credo che forse dovrebbe uscire però dei canoni della politica tradizionale. Forse bisognerebbe trovarla in un altro campo, perché io penso che l'Italia ha bisogno di un presidente che rappresenti tutti, un presidente che in qualche modo è stato implicato nella politica donna, probabilmente apparirebbe come una scelta di parte, invece sarebbe bellissima una Levi Montalcini moderna, ecco, a me piacerebbe una cosa così, un grande personaggio femminile che si è dedicata alla scienza, alla cultura, ad altre cose, anziché alla politica. Adesso non ne abbiamo mai parlato, poi noi siamo in Parlamento, quindi possiamo esprimere solo opinioni. Volevo approfittare per raccogliere una cosa che ha detto Ilona. Il nostro grande nemico, il primo nemico dei liberali, si chiama burocrazia, che è nemico del cittadino. Pensate quanto aiuterebbe allo sviluppo della città, alla crescita, ridurre la burocrazia. Io abito al circo massimo e vedo tutta la gente che deve andare lì agli uffici comunali una volta, due volte, tre volte. Ma questo quante ore di lavoro perdute rappresenta? Questo è il nostro grande nemico. Poi vorrei approfittare per dire un'altra cosa. Non ha fatto riferimento, perché ne abbiamo parlato, al desiderio dei liberali di coinvolgere anche gli amici dell'area. Lei diceva i repubblicani, io dico i repubblicani, e il mondo repubblicano e il mondo radicale. Naturalmente le nostre liste sono aperte, se vorranno, certamente. Ognuno è libero, quindi ecco, questo messaggio però lanciamo. Le liste liberali sono aperte all'area repubblicana radicale e all'area dell'impegno civile, non civico, perché forse è troppo poco, dell'impegno civile per la città di Roma e soprattutto a un'area laica che faccia capire che, a carità, noi abbiamo grande rispetto per il Vaticano, ma il Vaticano fa il suo mestiere. E il Campidoglio fa il suo mestiere, e Palazzo Chigi fa il suo mestiere, il Quirinale fa il suo mestiere. Noi non dimentichiamo che quando è arrivato Garibaldi, il Quirinale l'hanno fatto trovare chiuso a chiave e hanno dovuto trovare chiave piena per forzare le serrature. È passata molta acqua sotto i ponti, però viva Dio, siccome noi siamo dell'idea che ci deve essere il primato della legge e non dell'idea del peccato, la legge
deve prevalere sull'idea del peccato. Il peccato è una cosa che riguarda ognuno di noi, ognuno lo stabilisce, quello che è giusto e quello che è sbagliato, e il laico deve avere, come dire, questo coraggio anche delle proprie idee, anche quando sono anticonformiste. Altre domande? No. Ma direi. Allora, grazie a tutti. Non ci sono domande? Ragazzi, ci siamo tutti. Ok. Allora, possiamo definire. Se non ci sono altre domande individuali, possiamo chiudere qui. Se magari facciamo la facciamo una foto quando hanno finito, sì, se noi facciamo un'intervistina. Va bene. Se volete fare una foto adesso, non si alzano.